Bentornati su Garfagnana Football Channel per la partita di terza categoria tra New Team e San Filippo. La squadra di casa scende in campo con un 4-3-3, il solito attacco con Chiriaco, Salotti e Bravi, parte Rossi dal primo minuto. Invece per il San Filippo, mister Tessieri schiera il classico 4-4-2 con Ghilarducci e Turini in attacco. Nel match di andata la partita finì 3-2 per la squadra garfagnina. Ecco le squadre che entrano in campo. Ricordiamo che la scorsa giornata il New Team ha vinto, invece il San Filippo ha pareggiato contro il Casciana. Partita arbitrata dal signor Guidotti della sezione di Lucca. Primi minuti di fuoco per il New Team. Subito punizioni di Chiriaco che fa sporcare i guanti a Del Debbio. Successivamente al settimo minuto il pivot di Bianco Vestito serve in aria. Bravi che segna il più facile dei gol sfruttando la disattenzione della difesa gialloblu. Questo è il quarto gol in campionato del classe 93. Risposta emotiva del San Filippo, prima con Ghilarducci dalla distanza. Successivamente al sedicesimo minuto lo stesso Ghilarducci serve in profondità Matelli che davanti al portiere Valdrighi appoggia in mezzo per Menicucci che accompagna la sfera in rete. 1-1 dopo meno di 20 minuti di gioco. Ancora San Filippo pericoloso su calcio d'angolo, Matelli va vicino all'appoggio per il gol e occasione da Moviola con Orsi che appoggia per Chiriaco. Palla dentro, contrasto in aria per l'arbitro, non è rigore, ecco il replay. Minuto 27, cambia di nuovo il risultato con Magazzini. Il difensore segna un gol cinico da attaccante puro e porta il parziale sul 2-1 per i garfagnini, sfruttando un errore del portiere Del Debbio. Primo tempo si conclude con un tiro dalla distanza di Martinelli. Secondo parziale condizionato dal rosso diretto per Bernardi. Il giocatore del San Filippo ha commesso il fallo da ultimo uomo su Orsi durante una ripartenza della squadra garfagnina. Dopo il rosso, solo una conclusione di Turini impegna Valdrighi. È un dominio assoluto dei verdazzurri che al 24esimo minuto del secondo tempo trovano il terzo sigillo con Rossi che confeziona il gol dopo un'azione solitaria, destro secco e Del Debbio battuto. Ecco l'esultanza. Gol importante che ipoteca la partita. Nei minuti finali poco da segnalare, solo una traversa di Orsi e qualche fiammata dell'asse Scaltretti Bravi per il New Team. Vittoria importante per i garfagnini. È il settimo risultato utile consecutivo. 6 vittorie e un solo pareggio. L'ultima sconfitta quella nel derby contro i Diavoli Neri. È un match senza storia. San Filippo ancora impantanato nei bassifoni della classifica della terza categoria. Andiamo ai risultati e classifiche dopo la 18esima giornata. 18esima giornata che parte dal venerdì con la vittoria esterna della Morianese sul Cascio. Vincono ancora i padroni del campionato dei Diavoli Neri 2-0 sulla Real Academy Lucca. 2-2 pirotecnico tra Casciana e Piazza in quel di Poggio e due pocherissimi quello dell'Atletico Castiglione e del Ghivizzano. Continua imperterrita la fuga dei Diavoli Neri a più 9 dal Ghivizzano. New Team si avvicina al Piazza 55 che si trova al quarto posto. Prossimo turno scoppiettante con due partite di cartello. La prima della classe a Castiglione con una sfida di alto vertice e poi New Team e Piazza 55 che si sfideranno al Novoli di Piazza Serchio per la zona playoff. Altra partita interna per il Ghivizzano che affronterà la squadra di Villa Collemandina. Vi ringrazio per la visione del video e vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e di seguirci su Instagram.